Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita. Ben ritrovati. Mazzatessa è in versione invernale con una bellissima tazza di tisana, anzi con due bellissime tazze di tisana. E a nerdare come uno scemo su Mindtest in compagnia della grandissima ciurma. Se non ci foste voi, dove saremmo in questo momento? Probabilmente a studiare o a lavorare o a fare qualcosa di produttivo, non lo so. Comunque, torniamo a bomba. Vi faccio vedere quello che ho realizzato nel frattempo tra lo scorso episodio e questo episodio. Ho nerdato da morire in quel poco tempo che ho avuto perché è un periodo molto impegnativo, come sempre quando si studia. E quando si vive in generale. Stradina, che non c'era, se non ricordo male. Tutti gli alberi da un lato, tutti gli alberi da un altro. Ho fatto la pila enorme di block breaker, che tra l'altro sono di più di quanti ne avevo contati all'inizio, perché credevo fossero 6 per uno o 7. Comunque sono 8 per i pini. E sono 6 per quanto riguarda gli Aspen Tree. E quindi ci vorranno l'infinità di materiali. Non so se riuscirò mai a creare una fila per ognuno, perché sono davvero troppi materiali. In più sono andato a cercare mese, ma in una carica di Prospector sono riuscito a fare tipo 10 cosi di mese, forse anche un po' meno, 7 pezzi di mese. Pochissimo, pochissimo. Cioè, se faccio 7 pezzi di mese a volta, 7 pezzi di mese vuol dire 2 di quelli, eh? 2 cosini, 2 di numero. Boh, tra l'altro, vi faccio vedere un attimo il design che ho dovuto sfruttare per far sì che funzionasse il cablaggio in mese con. Tra l'altro il crash dello scorso episodio, terribilissimo, che mi ha fatto penare un po'. Per fortuna voi mi siete stati molto accanto in questo. In questo davvero voglio ringraziarvi tutti, sia chi mi ha scritto su Facebook, sia chi mi ha scritto nei commenti, commentatore video, ma anche altri vari su Facebook. Commentatore video è immancabile. Commentatore video è una persona splendida che commenta sempre. Grazie, commentatore video. Non ringrazierò mai abbastanza per questo. Ho disabilitato la Pipeworks. Ho tolto tutto e apriva il mondo. Ho tolto tutto il cablaggio e poi ho cancellato la Pipeworks e scaricata ex novo. E sono riuscito a salvare il mondo. Ci ho perso un bel po' di tempo perché ho provato varie cose prima di arrivare alla soluzione esatta. Comunque, questo è il mondo che funziona. Cioè, adesso funziona. Il cablaggio, in pratica, a parte la parte sotto che è solita come l'altra farm, ho messo un delayer là sotto, impostato a 1, cioè al massimo, e il giretto standard. Ho dovuto fare dei giri strani con questi verticali. Perché il problema è di quelli verticali che comunicano il segnale di mese con solo all'inizio e alla fine e non durano per tutto il percorso, cioè tipo dopo 3 finisce la loro carica. Quindi ne ho messo uno e poi ne ho messo uno di sbieco. Poi qui non potevo metterne uno qua perché altrimenti mi collegava con quello sotto. Allora ho messo un pezzetto di mese con qua che prende il segnale da questo e lo trasferisce a un altro verticale con cui ricomincio la fila. Qua di nuovo non potevo metterlo qua sopra, quindi un pezzetto di mese con così arriva fino in cima e quando si attiva non ci sono problemi. Arriva il segnale a tutti i node breaker della colonna. Di qua ho ripetuto lo stesso layout ma più piccolo perché aveva meno piani, quindi anche qua alternato 1 1 1 1 con questo qua per passare il segnale sopra. Ho messo qua all'inizio ho fatto dei vacuum pneumatic tube, ma non vanno bene perché prendono solo tipo un blocco o due, era troppo basso come range. Allora ho messo gli adjustable vacuum pneumatic tube, li ho messi a 6, ma forse comunque esagerato, 6.
E questo sorting che manda sotto i sapling è una cesta qua. In boh, forse un'oretta ho fatto 53 da questo lato e 76 dall'altro lato. Il fatto è che, nonostante il pino abbia finito il layout prima dell'aspen, il pino cresce molto più di rado rispetto all'aspen. L'aspen cresce più spesso. Credo che debba essere tecnicamente casuale il quando cresce un albero e quando l'altro, quindi dovrebbe esserci la stessa probabilità che cresca quello piuttosto che cresca il pino. Però in realtà mi è cresciuto molto più volte il sapling dell'aspen che non quello del pino, non so esattamente per cosa. Ho fatto tra l'altro due camminamenti qua sotto paralleli che andranno a collegare a tutti i come si chiamano? Gli item filter injector, no, come si chiamano? Quelli che dovrebbero essere dei. Questa è nata, non c'era un tempo, eh. È nata così, no? Beh, bellina. Comunque, e l'ho fatto allo stesso modo, uguale anche qua sotto gli aspen. Adesso andiamo di corso perché altrimenti non arriviamo più. Scalettina a chiocciola anche qua e arriviamo qui. È comodo perché una volta che avremo tutta la fila possiamo controllare nei deployer quanti sapling ci sono da un lato e dall'altro comodamente su tutta la fila e su tutta la fila. Quindi molto comodo, anche se esteticamente converremo tutti sul fatto che è un po' bruttino vedere il cablaggio qua esternamente. Però volevo fare una cosa che non impegnasse troppo e boh. Qua dovrei continuare la stradina e può essere un'idea effettivamente da fare anche adesso. Per il layout ho deciso di variare un po' quello standard, cioè ho tenuto la cobblestone al centro e il legno ai lati, però al posto che mettere le planks di aspen che mi pare che ho usato di là, ho deciso di mettere il pino dal lato dei pini e l'aspen dal lato degli aspen, giusto così per fare un qualcosa di particolare che richiamasse questo binomio, diciamo. Di alberi e la mia idea era di continuare con questo design fino in cima, fino a qua, arrivare qua a costeggiare la World Anchor e poi entrare dentro casetta. Non so se farlo adesso, se farlo magari in un prossimo episodio si vedrà. Più che altro aspettate che controllo da quanto sto registrando. Vabbè, sono 7 minuti, niente di che. Possiamo ancora fare un po' tutto quello che ci pare. Il resto, per fortuna, mi è rimasto intatto dal mondo precedente, cioè non ho dovuto utilizzare il backup del mondo, per fortuna. Sono andato un po' a farmare appunto in miniera, ma molto poco. Sono andato 2 volte. Ci mette un'ora il prospector a ricaricarsi, cioè se non un'ora di orologio, comunque ci va vicino all'ora di orologio. Si trova davvero poco, 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 poco mese. Davvero vai avanti e lo trovi forse una volta ogni 10 volte che controlli col prospector. Si scarica molto in fretta. Direi però che sì, potremmo effettivamente fare la stradina magari oggi. Dove sono i miei strumenti? Ah, forse. Eh sì, ecco, avevo lasciato per andare a farmare sotto, avevo lasciato tutta la roba che mi serviva di là nel metà. Questo tra l'altro credo sia tutto il mese che abbiamo. Tutto il mese che abbiamo. 50 mese crystal. Infatti, solo 50. Con 50 non facciamo neanche un pino e un aspen. Perché per un pino 8. Quelli sono 8? No, forse sono di più di 8, eh. Quanti sono quelli? 2, 4. 6, 8, 10. Eh sì, 10. 10 di quelli vuol dire già 30 unità cioè 30 cristalli di mese. 30 cristalli di mese. Mentre invece. Tanto mi sto accasciando sempre di più sulla sedia, non va bene. Mentre invece, quindi con 50 facciamo quei 30 e degli altri 6 dall'altro lato non riusciamo a farli. Perché sono 6x3, 18. Ah no, ci stiamo al pelo.
E io bevo. Inizierei da sotto e farei un pezzettino di qua, un pezzettino di là fino a ricongiungermi. Tanto non ci sono ancora spawnati, cioè non sono ancora cresciuti degli alberi in faccia. Allora, qua farai mezzo scalino e qua mezzo di nuovo. Poi dritto, 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 dritto. Vorrei cercare di evitare di prendere dell'erba. Qua fare il mezzo. Ok. Ok, e via così dicendo. Tanto adesso di legna ne abbiamo un po' per fare sti lavori qua e quindi non dovrebbe essere un problema. Infatti là sotto non ho usato le planks perché ci va una vita, cioè non ho usato gli slab, ho usato il blocco intero perché ci va una vita a piazzarle le slab facendole ruotare e avendo parecchio legno ormai e farmandocelo in automatico ho detto no GG, cioè non vale la pena, se ho fatto tutto il mazzo per avere della legna in automatico, sfruttiamolo, ecco, sfruttiamo questa legna che mi viene prodotta e bene. Tra l'altro, queste stradine qua hanno sempre la bella idea di rompere un sacco di fiori che sono in mezzo al passaggio. Dobbiamo andare a dormire? Tra l'altro, nello scorso video mi pare di aver dovuto editare in seguito una parte che era davvero venuta buiissima all'esterno di cui non mi ero accorto. Glielo dite voi qualcosa? Sul fatto che sia abbastanza notte e che possiamo anche andare a dormire? Visto che non è soddisfatto del fatto che sia notte? No, dov'è che ho la dirt? Ecco qua. 1 e 2 di dirt, questi 41 me li tengo che non si sa mai. Ci farà andare a dormire adesso? Sì. Alleluia. E piazziamo questi white dandelion. Tra l'altro ho riflettuto solo di recente sul fatto che dandelion è anche il nome del menestrello di The Witcher. The Witcher. E poi tra l'altro si dice Dandelion, forse. Sì, una roba del genere. Dandelion. Che è tipo ranuncolo in italiano? Sì. Ranuncolo, credo. Possibile? Non sono molto esperto di botanica, tecnicamente. Quello è più che altro Marco 88, che tra l'altro non sento da una vita. E che probabilmente non è in ascolto in questo momento, anzi, quasi sicuro, non ha mai seguito Mindtest. Allora, continuiamo i nostri lavori prendendo un stack di compressed cobblestone e facciamoci uno stacchetto di cobblestone. Io mi butterei anche giù di sotto. Vediamo, ci facciamo male? Sì, vabbè, tanto abbiamo un sacco di cibo di là, anche se ci facciamo male ogni tanto non è una cosa grave. Allora, qua è ancora intero, là sarà. No? Qua sarà mezzo e poi mezzo. Mezzo, mezzo. Uno. No, sto scherzando, è mezzo solo qua. Sì. No, mezzo era 1, 1, 1. No, ho detto mezzo, porca la miseria. Mezzo, ok, sto giro me lo ricordo. Ta-ta, mi fermo uno prima, mezzo. Ta-ta-ta-ta. E la miseria oggi proprio non va. Non va, non va. Mezzo. Ok, adesso quello è aspen, l'altro è pino. Pino ne ho parecchio dietro. No, non parecchissimo, però un po' c'è.
Iniziamo a piazzare quel che abbiamo e poi vediamo un po'. Allora, là è mezzo, quindi faccio uno, due. A parte che adesso è comodo perché basta seguire quello che ho messo dall'altro lato, quindi il mezzo lo so. Dov'è? Lo slabettino. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Tra l'altro, nell'attesa vi ricordo che ho un canale su Telegram, quindi vi invito a seguirmi su Telegram dove ogni tanto mando aggiornamenti. Ed è una cosa molto carina perché Telegram è proprio uno dei programmi migliori esistenti. La gente usa ancora WhatsApp, ma perché in Italia ovviamente dobbiamo sempre usare le cavolate fin tanto che la gente usa le cavolate. Aspen, andiamo a prendere dell'Aspen. No, non è cresciuto un albero da quando siamo qui, possibile? Però ha aspirato dell'erba quando l'abbiamo rotta. E qua avrà aspirato anche altro. No, non ha aspirato niente. Vabbè, vado a buttarla un po' lontana che non la prenda. Qua non dovrebbe aspirare niente. Vediamo, sei ancora là? Sei ancora là, guarda che ti controllo, eh. Ti controllo. Ok, niente. Prendiamo un po' di Aspen. Ok, 48 forse dovrebbe. No, forse 48 sono un po' pochini. Non bastano per tutto. Però per buona parte sì, dai. Mi auguro. Qui resta il fatto che comunque quei 50 pezzi di mese non posso usarli subito per la farm. Perché poi dopo se mi servisse per altre cose. Se mi servissero per altre cose il mese, poi dopo non ne abbiamo più. Quindi non vorrei neanche esaurirlo tutto investendo tutto nella farm, perché che tra l'altro non so mai se la finirò con la farm, perché sul serio, se da un'ora che ne so di nerdaggio, anche dammi più Aspen, da un'ora di nerdaggio riesco a fare due node breaker è la fine, cioè sul serio. Infatti avevo anche una mezza idea di creare una mod ad hoc, una mod che rendesse il mese un pochettino più economico. Vi spiego. Tempo fa, giocando su Minecraft, ma molto tempo fa, c'era una mod che era la Transmutation, qualcosa Transmutation, se non sbaglio. E in pratica aveva un tavolo che ti trasformava degli oggetti in altri oggetti del tipo con 4 quintali di cobblestone ottenevi un pezzo di oro. Faccio un esempio caso, eh. E no, a parte che non mi serve, credo che questi qua mi bastino. E via dicendo. Quindi pensavo, e visto che abbiamo tantissimo ferro, tantissimo copper e balle varie là che non stiamo utilizzando, si potrebbe fare una modifica ad hoc che ne so, che ti converta, boh, dico una cavolata, 40 pezzi di cobblestone in 3 di mese. Una cosa che sia studiata, nel senso che non è che un pezzo di cobblestone uguale a un pezzo di mese, altrimenti tutto il bello del gioco va a farsi friggere. Però, appunto, un discorso ragionato. 40 pezzi di cobblestone per 3 pezzetti di mese vuol dire che comunque 40 pezzi di. No, forse non sarebbe completamente giusto quello, perché forse 40 pezzi di cobblestone per un pezzo di mese non sarebbe male. Secondo me sarebbe abbastanza equo come discorso. Poi, boh, nel senso che sarebbe un po' da vedere, da studiare, da capire come fare. Perché se continuo così, quel pezzo davvero non lo finirò mai, perché se devo passare un'ora per fare due node breaker, là me ne servono tantissimi. C'è solo la fila dei pini,
Mi servono 100 node breaker. Vabbè, 90 perché 10 li ho già messi. Però 90 node breaker vuol dire 90 per 3. Cioè, 90 se ne faccio 2 per volta vuol dire 45 ore tipo in caverna, contando un'ora per prendere 6 pezzi di mese, cosa che più o meno è successo tra un video e l'altro, e non è proprio per niente gratificante, perché poi, cioè, finirei quel lavoro magari tra 1.000 episodi, perché io ho un sacco di cose da fare, a parte per il canale, no? Ho la mia vita e poi dopo c'è anche il canale in cui porto Mindtest, ma porto anche X3, che tra l'altro è bellissimo e io vi consiglio di seguire la serie perché è davvero... E secondo me è una bella serie, però non sta avendo molto seguito, ma secondo me perché non l'avete provato. E solo che X3 mi chiede parecchio editing perché è tanto tanto da tagliare, è tanto da... cioè magari registri un'ora e carichi un video da 15 minuti. E quindi ci devo, uno, passare un'ora a registrare, due, passare un'ora a editare, ci va tempo. Più le recensioni, ho un sacco di giochi che sto giocando per recensire e ci va un sacco di tempo. Ci va un sacco di tempo, quindi sinceramente non sono così propenso a passare 45 ore su Mindtest per fare una fila di alberi con i Nodebreaker. Ho tante altre cose da fare. Comunque, io credo che per questo episodio possa essere abbastanza. In realtà non abbiamo fatto tantissimo perché più che altro vi ho fatto vedere cosa è successo tra lo scorso e questo episodio, ma niente di altro. Ecco, abbiamo fatto la stradina, che tra l'altro è molto bellina. Vorrei vedere un attimo dall'alto su, un pochettino fatta meglio. Dovrei fare anche i lampioni per la strada, come mi aveva detto effettivamente il commentatore video di ricordarmi. Devo ancora fare quello. Sono stato stupido. Ho appena convertito le lampe di iron in dust. Perché quelle hanno bisogno del minerale grezzo, non lavorato. E mi dimentico sempre di tenermelo da parte quando vado a minare. Comunque, sì, non mi dispiace. È un po' strano come accostamento. Perché sembra tipo una bandiera, un qualcosa di. Una striscia che scende giù, boh. Però mi piace. Vediamo un attimo con R. Bellino, a parte il fatto che non carica quella zona là in fondo. Però bellino, mi piace, dai. Qui quella zona là con gli alberi è davvero molto estetica a vedersi. Fosse senza alberi sarebbe molto meno estetica. Cioè, se fossero tutte le file di Nodebreaker come effettivamente dovrebbero esserci senza alberi, sarebbe meno estetica. Però per ora sembra abbastanza carina qua, dai. Anche questa zona sono contento di come è venuta questa stradina qua, con in fondo qua. Sta prendendo davvero un bell'aspetto il nostro mondo. Là in fondo, tra l'altro, pensavo che si potrebbe fare anche una specie di spiaggia. Poi ditemi cosa ne pensate. Forse adesso che stiamo andando per l'inverno non è la cosa migliore a cui pensare, una spiaggia. Però facciamo giusto un salto qua giù. C'è quell'isolettina là. Certo, qua bisognerebbe fare una scala un po' precipitosa per andare giù. Però boh. Uno potrebbe tipo fare il tuffo dalla scogliera, no? Che ti lanci di qua e poi c'è la scaletta con cui puoi ritornare su. Boh, non mi sembra cattiva come idea. Fare tipo un gabbiotto. Boh, ci si può lavorare. Ci si può lavorare. Tante idee. Tante idee. Se avete altre idee, fate sapere. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata.